5 luglio 1889. Nasce Jean Cocteau, parigino per linguaggio, educazione, idee e abitudini, così amava definirsi. La sua famiglia apparteneva alla solida borghesia, coltivata, ricca, di raffinato gusto artistico. Nei decenni della Belle Époque, privi di tensioni politiche, poté dedicarsi alla musica, alla pittura, alla letteratura, divenendo poeta, drammaturgo, romanziere, regista, pittore. Allo scoppio del primo conflitto mondiale, l'atmosfera cambia radicalmente. Ma con i suoi amici, come Erik Satie e Pablo Picasso, crea opere in cui si mescolano prosa, poesia, musica, disegno. Originale, imprevedibile, versatile, a partire dal 1933 decide di consacrarsi al cinema e al teatro, con una rivisitazione personale dei grandi miti dell'umanità, come in Orfeo. In quest'opera espone la sua concezione dell'arte, passare metaforicamente dall'altra parte dello specchio, lasciandosi catturare dal mondo oscuro. È stato uno dei personaggi più rappresentativi degli anni 50. Eletto all'Accademia di Francia, incontra il filosofo cattolico Jacques Maritain, che lo riavvicina alla pratica religiosa e lo aiuta a liberarsi dalla dipendenza dalle droghe. Muore colpito da infarto l'11 ottobre 1963, lo stesso giorno della sua grande amica Edith Piaf, l'usignolo di Francia.